Questi ragazzi di soluzione, come ho potuto leggere dal comunicato, volevano solo fare uno stimolo, era una cosa burlesca per dire lavoriamo tutti insieme per farla ripartire. E da questo punto di vista io sono con loro, ripartiamo insieme, infatti ci stiamo sentendo, ma ce l'avamo già sentiti settimana dietro, per fare qualsiasi tipo di iniziativa che possa stimolare. Ci dispiace per questi sedicenti personaggi che si accodono a queste iniziative. Purtroppo sono ragazzi, devono crescere piano piano e vogliono prendere la visibilità. A volte li leggo con piacere e con entusiasmo, perché qualsiasi cosa succede sulla città loro dicono: vedi, io l'avevo detto, ma prevedono il futuro. Ci facciano fare una stagione serena, ci diano 3 numeri, ce li giochiamo, così potremo fare una estate più serena con i nostri familiari. Però la movida qual è? Le condizioni della movida quali sono? Le condizioni della movida sono quelli che da tecnico del settore quale sono stato, voglio dire, non lo nego, abbiamo risentito innanzitutto di un evento ciclico che è naturale, perché antecedente al 93-94 la movida non era a Salerno, ma la movida era a Cava dei Tirreni. Dopo il 94, con l'intuizione della liberalizzazione delle licenze della legge Bersani, che tutti quanti voi riconoscerete, De Luca ebbe l'intuizione di creare la movida via Roma, i primi locali. Chiaro è che abbiamo risentito della mancanza di parcheggi, perché nel momento della mancanza di parcheggi abbiamo permesso a delle realtà vicine, gli amici di Nocera, gli amici di Cava, di organizzarsi, di non trovare più la città, voglio dire, dei punti di ritrovo nella città. Però devo dire che da questo punto di vista noi dobbiamo lavorare e stiamo individuando delle zone di parcheggio, come la zona vicino al Genio Civile, come saranno i lavori di Piazza della Libertà procedono spediti. Quindi non dobbiamo piangerci addosso, ma dobbiamo costruire. Però voglio segnalare una cosa, perché mi piace partire da fatti concreti, che innanzitutto lo scorso weekend e gli weekend addietro Salerno è stata visitata da tantissime persone, perché non è che piangere su quello che abbiamo, facciamo ancora di più terrorismo psicologico per quanti ascoltano. Mi sembra che Salerno alla fine poi sia considerata comunque attraente dai imprenditori, non solo salernitani, che vengono ad aprire in questa città. Quindi c'è molto da fare, c'è da lavorare, dei parcheggi ripartirà la movida, ma al chiacchiericcio sterile preferisco, voglio dire, alzarmi, rimboccarmi le maniche e lavorare e metterci la faccia.